È un Cristiano Giuntoli attivissimo e in questi giorni Gianluca Di Marzio ci ha raccontato di quello che è stato un incontro che è avvenuto proprio nelle ultime ore di mercato per Giuntoli, che ha incontrato niente poco di meno che Ramadani a Milano. Scopriamo il perché, perché ci sono più giocatori che sono stati analizzati in questa discussione tra Giuntoli e Ramadani. Andiamo a analizzare il tutto, ma soprattutto la notizia principale è una, e quindi ci arriviamo con calma qui su FCM News Sport. Qui vi ricordo che come sempre troverete aggiornamenti costanti sulla Vecchia Signora in maniera del tutto gratuita. Non ci sono costi aggiuntivi, non ci sono abbonamenti, non c'è niente. Vi basta iscrivervi al canale, attivare la campanella notifica e lasciare un like a questo contenuto per essere aggiornati sulle vicende della Juventus in maniera costante e giornaliera. Allora andiamo alla notizia, perché Gianluca Di Marzio ci ha raccontato di questo incontro che è avvenuto all'hotel Palazzo Parigi di Milano, e ormai è diventata la base operativa di Giuntoli, dove va incontrando i vari agenti, i vari procuratori di varie squadre, e lui insieme al direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe incontrato Fali Ramadani. Come è noto da tempo, i due si incontrano molto spesso per trovare un accordo, soprattutto per Chiesa. Ricordiamoci intanto la situazione di Chiesa qual è. Chiesa ha un contratto in scadenza del 2025 e attualmente guadagna circa 5 milioni di euro. Contratto fino al 2025 è una sorta di campanello d'allarme per la Juventus, che deve inevitabilmente, per blindare il suo grande campione, cercare di bloccare. Attenzione, perché la notizia di Di Marzio è: la Juve incontra Ramadani perché siamo vicini, sarebbe vicina la Juventus a trovare un accordo per quanto riguarda il appunto il rinnovo, perché l'intenzione della Juventus fondamentalmente è quella, cioè rinnovare il contratto di un ragazzo che, essendo diventato la stella di questa squadra, pretende un adeguamento del proprio contratto. Lui è arrivato alla Juventus con un contratto da 5 milioni, ha raggiunto dei livelli importanti, è considerato da tanti come il giocatore più forte di questa squadra, e chiaramente il suo agente è lì a bussare alla porta e dire: signori, ma noi pretendiamo un po' di più. Ricordiamoci che in questo momento il giocatore che guadagna di più alla Juventus è Paul Pogba, che guadagna 8 milioni, ma potrebbe guadagnare questa cifra ancora per poco. Perché, direte voi? Perché sicuramente c'è una situazione legata al doping, e quindi l'eventuale squalifica del doping consentirebbe alla Juventus di non pagare più fondamentalmente lo stipendio di Pogba. Quindi a quel punto il contratto più dispendioso, così più caro, sarebbe quello di Rabiot, che ricordiamo c'è un contratto più lungo rispetto a quello di Chiesa, ma un contratto a salire, che parte da 7 milioni, ma che all'ultimo anno di contratto arriverebbe a guadagnare addirittura 12 milioni. La Juventus sta lavorando anche con l'agente di Vlahovic per rinnovare di 1-2 anni, ma allo stesso tempo fissare quel contratto a 7, quindi non andare a salire ma spalmare quell'ingaggio rimanente su più anni. L'obiettivo però qual è? È quello di fissare Vlahovic a 7 e portare anche Chiesa a 7, o meglio, la Juventus sta proponendo un aumento a 6. Il suo entourage lo vuole portare a 7, dicendo: signori, avete dato la 7 a Chiesa, vedete che il giocatore più rappresentativo sta facendo una grande stagione nonostante l'infortunio? Beh, vogliamo che sia il giocatore più rappresentativo in campo e fuori, e per fuori intendiamo a livello contrattuale. Quindi un ingaggio a 7 milioni, come Vlahovic e come Rabiot. Ricordiamoci che anche Rabiot guadagna 7 milioni. E siccome Vlahovic è un giocatore che è stato preso a una cifra esorbitante, Rabiot è il pupillo di Allegri, se volete un altro pupillo come Allegri pagato tanto quanto, beh, portate il contratto di Chiesa a 7. La Juventus con questi tipi di contratti sta facendo un lavoro chiaro, sta cercando di spalmare gli ingaggi su più anni. L'abbiamo visto con Gatti, cercando di aumentare un po' l'ingaggio, ma soprattutto spalmandolo, ma soprattutto lo vuole fare anche con altri giocatori. Mi viene in mente Szczęsny, che ha un contratto da 6 milioni e mezzo, quindi importantissimo, mi verrebbe da dire francamente esagerato per come la vedo io, considerando il dislivello da Szczęsny a Perin. Cioè, quando vediamo Szczęsny e Perin in campo non vediamo una differenza colossale, eppure uno guadagna quasi 7, uno guadagna 1,5. La Juventus però cosa vuole fare con Szczęsny, che ha un contratto scadente dal 2025, spalmarlo fino al 2027-28, ma dandogli un ingaggio più basso, quindi arrivandogli a dare all'anno poco più di 3,5, ma spalmandoli più anni. Lo vuole fare lo stesso discorso con Rugani, che sta cercando di convincere per spalmare l'ingaggio. Ha fatto dei tentativi anche del genere per quanto riguarda giocatori come De Sciglio. Insomma, si sta lavorando da questo punto di vista per spalmare questi tipi di contratti. Con Chiesa chiaramente un po' diverso, perché con Chiesa non puoi fare un discorso del genere. Con Chiesa è solo esclusivamente un discorso relativo all'ingaggio superiore. Attualmente
Gianluca Di Marzio dice che il nome di Chiesa non è l'unico sul tavolo proprio delle discussioni, perché si parla di altre soluzioni di mercato. Si parla di una Juventus, sta parlando con Ramadani, con altri discorsi, in qualità di agente di alcuni giocatori, ma anche di intermediario. E quindi attenzione, perché le prossime ore saranno caldissime, perché Giuntoli ha capito che finalmente ha avuto il via libera dalla società per poter operare seriamente. Cioè, quella di quest'estate è stata solo la prima fase. La Juventus ha preso Giuntoli, ma dandogli un iter, una sorta di fase 1, fase 2, una cronologia da questo punto di vista, che consentirà al direttore tecnico della Juventus di fare una serie di operazioni. La prima fase riguardava solo esclusivamente quella delle cessioni non dovute al ci diamo chi non ci serve, ma smaltire il monte ingaggi e abbassare l'età media. Erano questi i due primi obiettivi. E quindi cosa fa la Juve? Vende i giocatori più di esperienza. Vende Bonucci, che guadagna 6,5. Vende da via Quadrado, che guadagna 5,5, 6. Da via Paredes, che ne guadagna 7. Da via Di Maria, che ne guadagna 6. Tutti i giocatori con ingaggi pesantissimi, e che negli ultimi anni avevano dato, ma non a questi livelli qua. Il prossimo obiettivo, la prossima estate, sarà liberarsi di giocatori come Alexandro, ad esempio. Quindi la prima fase è stata questa. Nessun acquisto, a parte quello di Weah, ma Weah non l'ha fatto neanche lui, perché lui ancora non è arrivato, di fatto. Quindi fondamentalmente gli acquisti di Giuntoli in questo momento sono zero. Non è arrivato nessuno. Una volta però ha avuto l'aumento di capitale di 200 milioni, con la situazione di Pogba e con un riassestamento generale della situazione, la Juventus si è dato il via libera. Cioè, a gennaio può intervenire. Ti diamo il via per fare qualche operazione. Che attenzione, non saranno operazioni folli da 50-60 milioni, ma nel mercato Giuntoli è stato preso anche per fare questo tipo di colpi. Cioè, non più i colpi alla paratici, per intenderci, cioè De Ligt a 80, Ronaldo a 100, Arthur a 80 con scambio con Pjanic, ci ho valutato 60, robe del genere. Fare altri colpi che sono un po' meno conosciuti, un po' meno mainstream, come si direbbe in gergo, e dei nomi, a volte anche magari dei parametri zero, insomma delle occasioni di mercato diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati. Tant'è vero che i nomi che si fanno in questi giorni sono diversi dal solito, e magari sono nomi meno altisonanti. Mi viene in mente il nome di Samardzic, mi viene in mente il nome di Sudakov dello Shakhtar, mi viene in mente il nome di João Neves, mi vengono in mente nomi molto diversi rispetto a quello da cui ci aspettavamo. Poi è chiaro che questi giorni si è parlato anche di un ipotetico ritorno di Douglas Costa e di Bernardeschi, ma quelli sono nomi che sono più delle proposte, autoproposte, autocandidature dei giocatori, che non vedono l'ora di tornare in un contesto, diciamo, dall'MLS alla Serie A. La differenza c'è. Però ecco, da questo punto di vista aspettiamoci dei giorni incandescenti, perché anche con Ramadani ci sono dei nomi sul tavolo e si sta lavorando per capire quali sono questi nomi, ma è un Giuntoli che sicuramente a gennaio si muove. Per quanto riguarda Chiesa, io credo che l'intenzione della Juventus sia blindarlo fino a un contratto fino al 2028 almeno, quindi 3 anni in più rispetto al contratto attuale, e secondo me è giusto, perché in questo momento sento delle critiche addirittura a Chiesa, non è più il giocatore di prima. Sì, intanto 4 gol come seconda punta, è un giocatore che è sempre cattivo, sempre voglioso, che sta recuperando dall'infortunio e che ti può dare anche delle soluzioni tattiche diverse, perché ricordiamoci, lui continuare a giocare in attacco a 3 sia a destra che a sinistra, tipo fare la seconda punta, è un giocatore che io francamente non lascerei andare mai, e proprio per blindarlo e per evitare che la Premier possa incombere su Chiesa, io francamente lo bloccherei con un contratto che lo possa soddisfare da un punto di vista economico e che anche a livello di durata possa dare più tranquillità alla Juventus. Giusto secondo voi rinnovare Chiesa? Giusto dargli lo stesso ingaggio di Rabiot e Vlahovic? Soprattutto giusto blindarlo fino al 2028? Parliamone qui sotto nei commenti.